Abbiamo il presidente Sergi con noi, ben trovato. Buonasera Antonio e tutti gli ascoltatori di Studio Radio, buonasera. Anche un espulso, Clasadonte, questo avrà pure pesato, immagino, no? No, guarda, questo è l'espulso, mi pare proprio al 45esimo, credo, se non sbaglio, dunque non è inciso, perché no, poi non ho capito bene, mi sono fatto spiegare perché non capivo neanche il motivo dell'espulsione, ma poi mi hanno spiegato che praticamente è una mezza scorrettezza di un, non so se era un giocatore o un dirigente del Capo Vaticano, che stava andando a prendere la palla per noi per battere, e se non ho capito male un calcio alla palla per non fargliela prendere, praticamente palla sì. In mano, stava potendo una rimessa laterale, quello si è gli ha spinto, gli ha risposto, non ho capito, e alla fine abbiamo pagato la peggio, che l'espulso è stato, diciamo, su questa scorrettezza dell'avversario è stato Piero, però non incide, perché purtroppo non era questa la cosa. Comunque questo era un episodio, diciamo, che non ha spostato nulla della partita. Sì, perché insomma era già sul 2-2 comunque. Sì, partita, tutto come al solito, partita è stata sul primo tempo tirata da quelle parti, da nessuna parte, nessuna, diciamo, occasione di forse solo una per lato nostro. Voi vi siete portati avanti con Vargas, poi Mercatante ha pareggiato, avete avuto il calcio di rigore che Sapone ha siglato, quindi vi siete portati sul 2-2, sul 2-1, e poi è arrivato il pari del Capo Vaticano. Insomma, guarda, il calcio, come si dice, il calcio è disgraziato, di quelli, no? Come il pallone si dice, no, in gergo del termine è cornuto, perché noi sul tempo abbiamo fatto la partita, siamo andati avanti, poi su una disattenzione, su un calcio fermo, ci siamo fatti pareggiare, va bene. Siamo andati avanti sul 2-1 con rigore. Ti posso dire che il suo portiere, onore a lui, che ancora a quest'età piccolo, gli faccio veramente gli applausi, perché ancora a quest'età fa delle parate che non esistono, per ben due volte ha fatto due enormi miracoli. Dunque, quando è un portiere che ti fa questi miracoli, ti salvano le partite. Dunque sul 2-1 avremmo chiuso 3-1, partita finita. Invece dal miracolo loro, diciamo, del suo portiere, e riprendiamo sempre sul calcio da fermo, dunque l'azione è stata su palla inattiva, è stato un cross che il ragazzo, non so da chi era, è uscito il gol del, secondo me, del giorno, perché scivolando, probabilmente voleva crossare secondo la mia intuizione, però scivolando non gli è uscito un cross, ma bensì gli è uscito un tiro, un missile che si è andato a mettere nell'esatto opposto set, dunque non lo prendeva neanche se c'avevi Superman quel tiro al 44esimo, dunque c'è un po' così, perché ero convinto che portarlo ormai a casa, perché loro non avevano fatto grandi cose, diciamo. Sì. Però vedi, basta un'azione così che ti rovina la giornata, perché noi volevamo, insomma, fare il risultato. Volevamo di portarla a casa. Certo. Noi invece non ci siamo riusciti, purtroppo. Ecco. Va bene, Vigor che si porta a più 5, solitamente Sergi ci ha abituato a dei commenti del tipo non ci abbattiamo, continuiamo il nostro percorso, però dal tono di voce un po' di delusione c'è oggi. Guarda, io dico una cosa, era un treno che non dovevamo perdere, lo sapevamo, gli ho spiegato, ragazzi, queste sfide esterne, questa che veniva a Capo Vaticano, poi Delese ed Ardore, erano le nostre tre virgolette trasferte difficili, chiamiamolo, perché si andava sappiamo di andare dopo in tre campi molto complicati, dove fare risultato non è facile, diciamo, come è stato anche con Magol Maida, dove queste squadre hanno costruito in casa i loro punti e le loro, diciamo, occhi salvezzo alto. E è anche vero, non è merito, che la Vigor sta rispondendo in un modo incredibile, perché non ne stecca una, anzi non solo ne stecca abbondantemente, chiude le partite con risultati abbastanza larghi, dunque se il ritmo è questo, credo che anche per noi ormai viene dura pensarci perché comunque inizia a diventare particolare, 5 punti iniziano ad essere pesanti, cioè, tu reggi a 3, te la giochi, come si dice in gergo, forse sono scontro diretto, ma quando inizi a perdere i punti che sta facendo diventa complicato. Dunque credo che oggi la Vigor ha messo una buona ipoteca per una probabile vittoria finale del campionato, secondo me.
Bene, Presidente, grazie per l'intervento, buon proseguimento, c'è ancora tanto da giocare e obiettivi anche da centrare. Certo, in Serie D la situazione è complicata, quindi speriamo che i play-off diano... Speriamo che al massimo possa non scendere nessuno, al massimo solo uno, perché comunque lì, se non mi sbaglio, la Cittanovese e il San Luca sono un po'... e a ridosso il Castrovilla di un po' insomma imbottigliati. Sì. Io mi auguro per il calcio calabrese che non scende nessuno, anche per egoisticamente, per poter fare poi ipotetici playoff, perché sennò sarebbe come si dice in gergo, un intervento vano di impegni che poi non puoi insomma concretizzare, perché purtroppo quella è la strada secondaria, ma se non si apre la finestra che per eccesso scendono più di due squadre dalla Serie D, diventa un problema enorme. Certo. Diciamo così, va. Grazie ancora, buona serata. Benvenuto.